Bene, iniziamo oggi il corso di matematica con quello che secondo me risulta essere l'argomento tutto sommato più semplice e più basico del corso, che è la teoria degli insiemi. Ok? Anche perché questa teoria, questo contesto, offre i termini specifici del linguaggio matematico che useremo anche in altri contesti, in altri argomenti, in primis, per esempio, l'algebra e la geometria. Che cosa si intende per insieme? L'insieme è un concetto primitivo, cioè non è possibile definirlo in termini più semplici. Ecco perché dicevo che la teoria, questo è il contesto più semplice. Quindi lo definiamo utilizzando dei sinonimi. Per insieme si intende qualsiasi raggruppamento, collezione, unione di oggetti o di enti che abbia la seguente proprietà: è oggettivamente decidibile il fatto che un elemento appartenga o no all'insieme. Mi spiego meglio. Allora, qui fatemi correggere questo, togliamo il punto di domanda e metto collezione oppure raggruppamento oppure raccolta di enti, di oggetti, di elementi. Che possono essere concreti oppure no. Ok? Ciò che definisce gli insiemi in senso matematico è la seguente proprietà. Vi faccio due esempi. L'insieme A è l'insieme si rappresenta racchiudendo tra parentesi graffe i suoi elementi, diciamo le vocali dell'alfabeto. Quindi A, E, I, O e U. Ok? La lettera F appartiene a questo insieme? No, perché non è una vocale. La lettera I appartiene a questo insieme? Certo, perché è una vocale. Se io chiedo, dato questo esempio, la lettera H appartiene all'insieme, la risposta dipende da chi la dà. Sì, no, non so. No, la risposta è sempre la stessa, perché è ben definito come è fatto l'insieme, quindi posso decidere oggettivamente se una lettera appartiene all'insieme oppure no. Ok, quindi questo è oggettivamente definito. Prendiamo l'esempio B e quindi questo è un insieme. Mettiamo la spunta, ok. L'esempio B. In questo esempio metto i film che mi sono piaciuti. Questo è un insieme oggettivamente definito? No, perché A, voi non sapete quali film piacciono a me e io non so quali film piacciono a voi, almeno in parte posso intuirlo, ma posso sbagliarmi. Quindi se vi chiedo, che ne so, un film appartiene a questo insieme, la risposta dipende da chi la dà. Se rispondo io, posso dire sì, se risponde un'altra persona dirà no. Questo è un insieme definito in modo soggettivo, cioè gli elementi di questo insieme dipendono, scusate, da chi costruisce l'insieme.
D'accordo? Questo non è un insieme in senso matematico. Quindi questo non è un insieme. Perché? Perché è definito in modo soggettivo. Cioè dipende da chi, la domanda, questo elemento fa parte dell'insieme, dipende da chi dà la risposta. Ok? È chiaro il significato? Noi ci occuperemo solo di questa categoria. Anche se questa esiste, non è che non esista. E tutto sommato gli sviluppi recenti della matematica stanno trattando anche questo, cioè insiemi in cui l'appartenenza all'insieme è data con una certa probabilità, cioè questi insiemi hanno dei contorni sfumati, in cui non è detto che un elemento appartenga sicuramente o sicuramente no all'insieme, ci sono tutta una serie di sfumature dell'insieme stesso, si dice che è la logica confusa quasi, okay? Si può trattare anche quello, ma nel nostro contesto ci occuperemo solo dei primi, cioè gli insiemi che sono oggettivamente definibili. Come faccio a esprimere il fatto? Mi serve quindi un simbolo per esprimere il fatto che un ente, un elemento, appartiene all'insieme oppure no. Quindi appartenenza all'insieme. Il simbolo è una E stirata, una cosa fatta così. Quindi, nell'esempio di prima, se l'insieme A, gli insiemi si rappresentano, scusate non ve l'avevo detto, con lettere latine maiuscole, normalmente. Ok? Quindi il nostro insieme A è l'insieme delle vocali. Quindi, la lettera A minuscolo appartiene all'insieme A. Questo simbolo si legge A appartiene all'insieme A, oppure è elemento D. Oppure ancora è contenuta in. La più corretta è la prima. La lettera A appartiene all'insieme A grande. Ok? La negazione di questo è, per esempio, la lettera B non appartiene all'insieme delle vocali. Allora metto quello di prima con una barra e leggo B non appartiene all'insieme A. Tutto chiaro? B non appartiene ad A. Si legge bene, se no scrivo un poco meglio se riesco, perché la mia scrittura non è proprio il massimo. Come si rappresenta un insieme? Se voglio indicare il mio insieme, torniamo sempre a quello di prima, ho tre modi per rappresentarlo. Uno è per elencazione. Quindi prendo il simbolo che individua l'insieme, A maiuscola nel nostro caso, uguale, parentesi graffa, e metto la lista dei suoi elementi, separati da una virgola, la lettera A, E, I, O, U.
Dimmi. Dovrebbe essere una virgola per un punto e virgola o se non ci sarebbe una virgola? Normalmente è una virgola, qualche volta si trova anche il punto e virgola, effettivamente. Ok? Quindi non faccio altro che elencare, per esempio, un altro esempio, B, i primi tre numeri naturali, 0, 1, 2 e così via. Ok? Secondo modo per individuare il mio insieme, per proprietà caratteristica. Cioè, esplicito, descrivo qual è la proprietà che hanno tutti gli elementi di quell'insieme. Esempio, A è l'insieme delle vocali. Ok? Oppure B, quindi i primi tre naturali. È fatto, attenzione, è tratto dai numeri n piccolo, che sono elementi dell'insieme dei numeri naturali, spero che questa scritta non vi giunga nuova, tale che questa barra, dalla proprietà caratteristica, n sia più piccolo di 3. Quindi 0, 1 e 2. Ripeto, B è l'insieme formato dai numeri naturali, cioè dai simboli n appartenenti ai numeri naturali. Questa barra verticale si dice tale che o in modo che questi numeri siano più piccoli del numero 3. Prego. Proprietà caratteristica. E ta caratteristica. Infine, un altro modo per individuare l'insieme è con un diagramma in modo grafico. Di Venn oppure Eulero Venn. Si traccia un ovale, un tondo, che contiene gli elementi del sistema, dell'insieme, quindi A, E, I, O, E. Oppure, questo era il nostro insieme A, B era 0, 1 e 2. Certo. Ok? Ci sono domande? La barra? La barra si legge, questa, tale che. Quindi qui B è l'insieme dei numeri naturali, tali che questi numeri siano più piccoli di 3. Oppure in modo che, oppure tenendo conto che, come preferisci tu, cioè dà una condizione. Qualche volta in qualche testo ci sono due punti invece che la barra verticale, dipende insomma da che convenzione uno usa. D'accordo? Attenzione! Prendiamo questi due esempi. A, anzi, no, adesso cambio esempio, attenzione. A vale la lettera A, B e C, le prime tre lettere dell'alfabeto. Insieme B è formato dalla lettera A,
B, C e A. Qual è la relazione a questi due insiemi? Attenzione, guarda bene. Sono uguali. Quando elenco gli elementi dell'insieme non ha importanza l'ordine. Quindi questi due insiemi, A e B, contengono gli stessi elementi e posso dire che A è uguale a B. Due insiemi sono uguali se e solo se contengono gli stessi elementi. Cioè ogni elemento di A è anche elemento di B e viceversa ogni elemento di B è anche elemento di A. D'accordo? Prego? È indifferente l'ordine? Esattamente, bravo, hai capito. Non conta l'ordine con cui elenco gli elementi, basta che l'elemento ci sia nell'insieme e questo lo caratterizza. Ok? Domanda. Domanda in realtà relativa a quanto visto prima. Posso sempre elencare tutti gli elementi di un insieme? No, perché se tipo teniamo presenti insieme. Certo, esistono insiemi di cui non posso costruire l'elenco. Perché? Perché sono insiemi infiniti. Esempio, l'insieme n dei numeri naturali, 0, 1, 2 e via dicendo, è un insieme infinito. Cioè, non posso elencarli tutti. Questa è una definizione di insieme infinito, insomma, molto terra a terra, matematicamente lascia molto a desiderare. Ok? Tra breve, diciamo un po' più in là, ecco, vi darò una definizione molto più robusta di insieme infinito. Per adesso mi accontento di questa. Esistono particolari situazioni in cui l'insieme contiene un numero di elementi, insieme, essendo oggettivo comunque un insieme in senso matematico, ma non posso elencare tutti i suoi elementi. Perché? Perché non finirei mai. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Attenzione, immaginate di avere questi due insiemi, anzi questo prima di tutto. A è formato da, che ne so, le persone in questa stanza. Più alte di 3 metri. È un esempio un po' stupido se volete. Questo è un insieme in senso matematico? Sì, perché è definito in modo oggettivo. Quanti elementi ha? Nessuno. È un insieme vuoto. Cioè non contiene nessun elemento. L'insieme vuoto è un insieme molto importante e si può indicare simbolicamente con la parentesi graffa aperta e subito chiusa, dove dentro non c'è niente,
oppure ancora con questo simbolo, un tondo sbarrato. Questo è l'insieme vuoto, l'insieme privo di elementi. D'accordo? Se volete l'estremo, abbiamo da un lato l'insieme infinito, dove gli elementi sono talmente tanti che non posso elencarli, qui è l'estremo opposto, dove gli elementi proprio non ce n'è neanche uno. Ok? Attenzione, immaginiamo questi due insiemi, A formato dalle lettere A, B, C, e l'insieme B formato dalle lettere A, B, C e D. Che cosa potete dire di questi due insiemi? Hanno in comune A, B e C, cioè il primo insieme ha tutti i suoi elementi contenuti nel secondo. Quindi si dice che A è contenuto in B, o meglio ancora, A è un sottoinsieme di B, e questo si esprime simbolicamente con questa scritta A, c'è una C allungata e poi B. Quando questo è vero, significa che, attenzione alle parole, ogni elemento di A è anche elemento di B. Dire che un insieme è sottoinsieme di un altro significa dire che ogni elemento di A è anche elemento di B, cioè ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B, ma esistono elementi di B che non appartengono ad A. Ok? È tutto chiaro? Attenzione, se invece scrivo così, qui i simboli sono importanti, attenzione, se dico A a questo simbolo con la barra sotto B, significa che contemplo qua dentro due possibilità. Può essere vero sia che A è sottoinsieme di B, oppure anche che A è uguale a B. Cioè, se scrivo la C allungata con la barra sotto, vuol dire sì che ogni elemento di A è anche elemento di B, ma potrebbe essere che anche vale l'inverso, cioè che ci sono elementi, tutti gli elementi di B sono anche in A. Sì, certo.
dove devo, mi fermo qui. Qui voglio separare le due cose, attenzione. La prima scritta, questa, significa che A è sotto insieme di B, con B diverso da A. Cioè esiste in B qualcosa che non è contenuto in A. Se invece scrivo così, la C con la barra sotto, dico sì, gli elementi di A sono tutti contenuti in B, ma questo contempla anche il caso in cui A e B hanno gli stessi elementi, cioè sono uguali. Ok? Certo. Dopo vi dico un'altra cosa. Vanno ancora più su, va bene così. Tutto chiaro? Questa scritta, la prima, si legge anche A è un sottoinsieme proprio di B. Detto terra a terra, un sottoinsieme è un scusate, un insieme è sottoinsieme proprio di un altro se vale questa scritta, cioè se gli elementi del primo sono anche nel secondo, ma non vale il viceversa. Cioè B ha elementi che non sono in A, come nel caso di prima. Questa scritta invece si legge dicendo A è sotto insieme di B in senso eventualmente improprio. Ogni insieme ha due sottoinsiemi impropri. Che sono l'insieme vuoto e l'insieme A stesso. Gli insiemi impropri sono due. Ok? Si considera l'insieme vuoto come sottoinsieme un po' particolare di qualsiasi insieme. Domande fin qui? Significa che A è contenuto in modo eventualmente improprio in A. Mentre se scrivo questo, ok? Questo simbolo di inclusione, questo qui, ok? Dice che A non è uguale a B. Quindi A non è né l'insieme vuoto né l'insieme B stesso. Ok? Certo. Vediamo un ultimo punto, poi per oggi chiudiamo. L'ultimo simbolo con la C e la V vuol dire che A può essere sia contenente in B sia uguale o è per forza contenente in B? Ti riferisci a questo simbolo? Ok, se lo uso qui, significa che A potrebbe essere sia l'insieme vuoto che l'insieme B stesso. Invece, se uso questo, lo escludo. Ok? Ultimo punto per oggi. Prendiamo per esempio questo insieme, cambiamo lettere. D è formato dai numeri 0, 1, 3 e 4. Ed E è formato dai numeri 0, 1, 2 e 5. Posso dire che D è sottoinsieme di E? No, attenzione, D non è sottoinsieme di E. Perché? Perché non è vero che tutti gli elementi di D sono contenuti in E.
Il 4 in E non c'è, il 3 in E non c'è. Posso dire che E è sotto insieme di D? No, perché il numero, per esempio, 2 in D non c'è. Posso solamente dire che D è diverso da E, perché i due elementi hanno, i due insiemi, scusate, hanno elementi diversi. Alcuni sono gli stessi, ma altri no. È sufficiente che anche uno sia diverso e i due insiemi sono diversi. Ok? Bene, per oggi ci fermiamo qui.